Allora, la professoressa Alessandra Pericioli Saggese è professore ordinario di storia dell'arte medievale e storia della miniatura all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. È presidente della Società Internazionale di Storia della Miniatura, dal 1998 è membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in metodologie conoscitive per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Dal 2010 è presidente del corso di laurea magistrale interclasse in archeologia e storia dell'arte. È socio ordinario residente dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli e dell'Accademia Pontaniana. Nel campo della ricerca, oltre ad essersi interessata di arti minori nel Mezzogiorno d'Italia in età medievale e moderna e di arti applicate in Europa dal Rinascimento al Manierismo, ha indagato il ricco e complesso panorama del Mezzogiorno medievale, soprattutto nel settore della miniatura dal tardo antico al Rinascimento, studiata sempre in un'ottica interdisciplinare, nella quale l'analisi stilistica volta a contestualizzare l'opera collegandola alla produzione artistica coeva scaturisce da un esame codicologico del manoscritto e della ricostruzione della tradizione testuale. Il nucleo più consistente di interventi ha riguardato la miniatura di età angioina, per la quale, dopo la pubblicazione di una monografia sui romanzi cavallereschi miniati a Napoli in età sveva ed angioina, ha potuto ampliare il catalogo delle opere di Cristoforo Orimina, miniatore napoletano attivo nei decenni centrali del XIV secolo. Della miniatura angioina ha messo in luce sia le fasi iniziali, occupandosi degli scambi fra Parigi e Napoli durante i regni di Carlo I e di Carlo II, sia la fase finale. Si è occupata di problemi iconologici, quali il passaggio dalla T alla Crocifissione nei lezionari e messali, mettendo a punto la trasmissione del tema da un ambito carolingio all'area beneventana. Ultimamente ha affrontato il tema dell'albero di Jesse nella pittura e nella miniatura napoletane del XIII-XIV secolo. Altre ricerche hanno riguardato i manoscritti della Divina Commedia miniati a Napoli e ha svolto indagini sistematiche sui manoscritti miniati conservati in biblioteche dell'Italia meridionale, Montevergine, Montecassino, la Biblioteca Nazionale di Napoli, pubblicandone i risultati in varie sedi. Ha curato il progetto scientifico e la redazione di due volumi sulla storia della miniatura in Italia, dal tardo antico al manierismo, per il primo dei quali ha curato in prima persona i capitoli relativi al passaggio dal rotolo al codice e la miniatura tardo antica, la miniatura in Emilia in età romanica, la miniatura nel Mezzogiorno in età sveva e la miniatura in età angioina. Tra i progetti PRIN, finanziati in qualità di coordinatore locale, bisogna menzionare quelli sulle Bibbie di immagini bibliche miniate in Italia meridionale dal Medioevo al primo Rinascimento, su quello sulle immagini bibliche nella miniatura italiana per la formazione di una banca dati informatica. È coordinatore scientifico nazionale del progetto PRIN dal titolo Il libro miniato e il suo committente per la ricostruzione delle biblioteche ecclesiastiche del Medioevo italiano, i cui esiti sono poi stati pubblicati in volume. Tra le sue pubblicazioni in volume ricordiamo il volume sui romanzi cavallereschi miniati a Napoli del 79, La miniatura in Italia, due volumi, 2005-2009, insieme a Teresa D'Urso, Manoscritti scientifici miniati fra tradizione classica e modelli arabi del 2013, con Teresa D'Urso, sempre Giuseppe Zanichelli, Libro miniato e il suo committente per la ricostruzione delle biblioteche ecclesiastiche del Medioevo, appunto, e il recente catalogo dei manoscritti miniati alla Biblioteca Nazionale di Napoli, in un'equipe composta anche da Andrea Improta, Teresa D'Urso, Maria Gabriella Manzi e Felicia Toscani. Il titolo della sua lezione odierna è Le Bibbie di Cristoforo Orimina.
Grazie, si è visto che sono diventata rossa, troppo lunga, così completa, grazie mille, ma avrebbe potuto essere molto più breve. Sono completamente rossa. Benissimo, posso cominciare. Prego. Grazie al dottor Re Baudengo per la sua gentilezza, è un nostro socio, quindi un nostro socio recente e quindi lo saluto con grande piacere. Allora, il titolo è Oggi le Bibbie di Cristoforo Rimina. Ovviamente credo che non riuscirò a parlare nella vasta attività di questo miniatore e sceglierò fra le Bibbie da lui miniate soprattutto due che sono, a mio parere, le più importanti, le più intriganti. Cominciamo cioè, ho fatto un elenco delle Bibbie che si possono riferire a Cristoforo. Va detto che vengono tutte quante realizzate fra la fine degli anni 30 del 300 e i primi anni 60 dello stesso secolo, ovviamente, e sono delle Bibbie ricchissime, piene di illustrazioni veramente che almeno per quel periodo non trovano uguali nella miniatura italiana. La più antica è la Bibbia di Roberto di Taranto, e continuo su questa datazione. Quindi sto a posto e ho tolto pure l'audio così. La prima è questa, la più antica, almeno per quello che sappiamo, è la Bibbia di Roberto di Taranto, nipote del re Roberto d'Angiò, miniata fra il 1337 e il 1338. È una datazione che io ho proposto diversi anni fa, in particolare nel 1984, che non è stata accettata da Andreas Brehm, ma che poi ultimamente è stata condivisa proprio è stata condivisa da Francesca Manzani. L'altra, quella famosissima sulla quale mi dilungherò, ed è la Bibbia Angioina di Lovanio, detta anche negli antichi testi la Bibbia di Malin, che poi dal 1969 è conservata alla Biblioteca Universitaria di Lovanio, e poi la Bibbia Beaufort, che è la Bibbia Hamilton, che si conserva a Berlino. Anche su questa mi soffermerò piuttosto a lungo, spero di riuscire a rientrare nei tempi. Poi abbiamo la Bibbia per l'arcivescovo Giovanni Orsini, che si conserva nella Biblioteca Reale di Torino, e l'altra Bibbia incompleta, che è la Bibbia di Matteo Planisio, che Cristoforo non portò a tempo, ma che non portò a termine, è scritta nei primissimi anni 60, perché la Bibbia è in tre volumi. L'ultimo volume viene scritto, finito nel 1362, quindi si può supporre che egli abbia iniziato un po' prima di questa data la decorazione, che era veramente notevolissima, amplissima, di questo manoscritto che poi non riuscì a portare a termine. Questo è stato veramente però utilissima, questa Bibbia incompleta, perché ha permesso numerose riflessioni sulla tecnica seguita dal miniatura e sulla miniatura in generale, ma su Cristoforo Rimini in particolare, e quindi però su questa non potremo soffermarci perché sarebbe molto più utile al centro di una discussione, una lezione sulle tecniche della miniatura, cosa che forza di cose in questa sede dovrò lasciare da parte. Il nome di Cristoforo Rimina, fra l'altro, nella ricca produzione per l'età angioina che si ebbe a Napoli, ricca produzione di manoscritti miniati che si ebbe a Napoli, soprattutto al tempo di Roberto, poi anche durante il tempo di Giovanni, il regno di Giovanni, comunque non abbiamo molto di questo perché prima c'è stato il sequestro della biblioteca e la dispersione da parte di Luigi di Taranto nell'assedio, scusate, Luigi d'Ungheria, durante l'assedio di Napoli del 1348.
poi diciamo, il sequestro da parte di Alfonso il Magnanimo, che caricò quello che rimaneva della biblioteca angioina e la caricò sulle navi per portarla in Spagna, e però affondarono la galea dove l'aveva caricata, e quindi si perse anche il resto. Quel poco che è rimasto, va detto, quei pochissimi manoscritti che abbiamo, sono scampati al sequestro e alla distruzione grazie al fatto che erano lontani dalla biblioteca. Quindi il nome di Cristoforo Orimina ci è arrivato tramite la Bibbia Angioina di Lovanio. Egli si firma nell'ultimo foglio, cioè al termine della Bibbia, prima degli indici, affermando: Pinxit de Pincello Cristoforo Rimina de Neapoli. E abbiamo, grazie, quindi questo ha permesso di riferirgli tutta la Bibbia, che è veramente un monumento eccezionale, monumento veramente eccezionale per la storia della miniatura, per la ricchezza ed anche per la ricchezza di significati sottesi, di allusioni, allegorie volute dal committente, che è anche, diciamo, il concepteur del codice, ma di cui parleremo a breve. Questa, insomma, il nome e la firma in questa Bibbia ha permesso di riferirgli con una certa sicurezza una serie di manoscritti. Fra l'altro, va detto che i manoscritti erano stati già messi insieme, raggruppati dal conte Adalbert Erbach von Fürstenau nel 1905, in un articolo che è veramente proprio il viatico per la storia della miniatura napoletana del 300, aveva raggruppato questi manoscritti, dicendo appunto che erano di ambiente napoletano, si datavano intorno ai decenni centrali del 300 e che avevano insomma, un minimo comune, un miniature comune. Quando nel 1910, 9, 10, insomma, l'articolo è diviso in su 2 anni, Robert Van Meere, che era il bibliotecario di Malines, prese noto questa Bibbia, si scoprì subito che l'autore era Cristoforo Rimini. Era anche lo stesso autore dei manoscritti che aveva messo insieme Erbach von Fürstenau. E quindi da quel momento Cristoforo Rimina è stato considerato il maggiore miniatore, più interessante, ricco, con un ricchissimo catalogo, miniature napoletano, ma io credo anche in tutta la penisola italiana per quegli anni. Grazie. Poi nuove acquisizioni, nuovi manoscritti sono stati individuati, sono state approfondite le ricerche sulla miniatura napoletana, per cui adesso siamo anche in grado di coglierne individuarne insomma, il percorso e anche di coglierne, io direi proprio la grande genialità, perché era veramente è stato un miniatore che ha saputo mettere insieme in una felice sinergia tutte quelle che sono le caratteristiche della decorazione della miniatura cortese. In particolare ci troviamo a Napoli, quindi una corte angioina, ma francese, dove si parlava il francese, mettere insieme proprio quelle che erano le caratteristiche della miniatura cortese con la pittura monumentale, di cui a Napoli Cristoforo poteva vedere gli artisti, i più importanti artisti di quel momento, oppure le loro opere. E mi riferisco a Pietro Cavallini, a Giotto e a Simone Martini.
Quindi è effettivamente è una personalità molto complessa che insomma richiede, spero di poter riassumere in breve. Le prime opere di Cristoforo, la prima Bibbia, la faccio vedere questi pochi, è una Bibbia in due volumi, interessante, ma non è particolarmente originale, egli minia. Soltanto sui due volumi ci sono una ventina di fogli miniati, è destinata, come ho già detto, al nipote del re Roberto di Taranto, ma non, insomma, indica un miniatore ancora in una fase piuttosto acerba, e lo stesso può dirsi per il breviario di Madrid, della Biblioteca Nazionale di Madrid, dove opera insieme con altri, con un altro miniatore di cultura più antica, anzi con altri due miniatori di cultura più antica, ma non voglio disperdermi sui breviari, anche perché la lezione di Teresa D'Urso ha riguardato proprio i breviari prodotti a Napoli e prodotti anche nella bottega di Cristoforo Riina, quindi mi limiterò a parlare delle Bibbie. Ecco, la Bibbia Angioina. La Bibbia Angioina è una Bibbia ricchissima. Ora, dopo aver visto quella Bibbia di Roberto di Taranto, vediamo una incredibile fioritura, diciamo qua un'esplosione di un'esplosione di decorazione. È una Bibbia ricchissima, ma va detto dove l'interesse per il testo biblico è secondario rispetto alla decorazione e soprattutto rispetto alle drolerie che vedremo sono particolarmente ricche e anche allusive a degli avvenimenti. Questa complessa decorazione, vediamo che Cristoforo fa anche un salto di qualità rispetto alle opere precedenti, perché abbiamo delle sfumature più addolcite, gli incarnati sono più chiari, i colori sono più luminosi e poi una grande abilità nel rendere le trasparenze e la preziosità dei tessuti degli abiti indossati dalla corte. E questa ricerca proprio è stata favorita dalle conoscenze che abbiamo su questi aspetti di Cristoforo Riina si devono a Live Vattiu che da anni sta studiando questo manoscritto, ha cominciato in occasione del restauro avvenuto 10 anni fa, nel 2010, quando la Bibbia è stata slegata e tutti i fogli sono stati analizzati sulla base con degli strumenti particolari, non invasivi, che hanno permesso numerose e importanti conoscenze proprio sulla Bibbia e sulla tecnica adoperata da Cristoforo Riina. Ecco, qui vi mostro qualche foglio per farvi vedere la ricchezza dei fregi, che sono di ben lunga, più insomma, ricchi rispetto a quelli della Bibbia di Roberto di Taranto. E sono passati più o meno 3 anni, perché quella l'abbiamo datata 1337-38. Questa dovrebbe essere la Bibbia Angioina, dovrebbe andare fra il 1340 e il 1343, comunque prima della morte di Roberto d'Angio, che muore appunto nel gennaio del 43. Ecco, qui ho dei particolari per farvi vedere le
la grande capacità tecnica, prima di affrontare la Bibbia vera e propria, un cenno va fatto proprio a questa grande capacità tecnica del miniatore, messa in luce grazie al restauro e allo studio di Lino Mattio. Ecco, prima cosa, la punzonatura di piccolissime parti del codice. Ecco, questa è una miniatura, non va de page, che vedremo fra breve, questa per esempio. Ecco, è la Bibbia stessa, rilegata, finalmente rilegata in mano, probabilmente, come vedremo, ad Andrea d'Ungheria. Ecco, e qui abbiamo la punzonatura sulla legatura. Lo stesso qui abbiamo, cioè che sono tecniche che in questo momento sono proprie della pittura più che della miniatura. Ecco, lo stesso, la capacità di scrivere, queste sono lettere dorate in rilievo rispetto al testo, rispetto al fondo, e sono ottenute con una leggerissima pasta di impasto di gesso che poi veniva ricoperto in oro. Quindi ha veramente una capacità tecnica notevolissima. Ecco, questo ancora è un particolare. Le fotografie forse sono un po' sfocate, però sono quelle fatte a Lovano, appunto nel corso dei restauri. Questo, per esempio, è un particolare dell'abito di Roberto, in una miniatura che vedremo fra poco, ed è uno smalto, riesce a dipingere con lo smalto sull'oro e lo stesso sull'argento. Ecco, ancora vediamo qui e qui. Ora l'argento è scurito, ovviamente, insomma, quindi non è ossidato, però c'è un'unione di argento e smalto. Questo è venuto fuori dalle analisi che sono state fatte appunto in occasione del restauro. Va detto che ancora adesso sono in corso delle analisi ed è in preparazione un volume. La Bibbia si apre con un, credo, famosissimo bifolio, noto, riprodotto dappertutto, soprattutto nei libri non di storia dell'arte. Che gli storici dell'arte e della miniatura ormai non lo riproducono più perché è troppo noto. Lo troviamo, per esempio, soprattutto nei quei pochi manuali di storia che parlano anche di Napoli nel 300 rari, però insomma c'è questa foto, questa immagine ricorda. Ed è il bifolio di apertura della Bibbia Angioina di Lovanio. Che cosa rappresenta? Abbiamo da un lato Roberto, che si definisce Rex Expertus in Omni Scientia, era ben noto. Roberto era uomo, era detto Roberto il Saggio, inutile presentarlo. E qui, in primo luogo, a parte la particolare diciamo, allusione a Roberto, al suo potere, al suo equilibrio, alla sua saggezza, la prima cosa che viene all'occhio da un punto di vista stilistico, storico, artistico è proprio la piena adesione alla cultura giottesca, perché questo bellissimo baldacchino con una intenzione prospettica molto, molto evidente e anche questa è la forma ottagonale delle virtù che ricorda la Madonna Wittgenstein di Giotto. E quindi c'è proprio un'attenzione del miniature per quello che Giotto aveva dipinto a Napoli, che purtroppo non abbiamo, che purtroppo non abbiamo più. Roberto viene rappresentato in trono con tutti i simboli del potere, vestito con un abito di uso bizantino, circonda in alto benedetto dalla Vergine e da Cristo, in basso circondato dalle virtù. Le virtù che calpestano i relativi vizi, per cui abbiamo le quattro virtù teologali, le cardinali, giustizia, fortezza, prudenza e temperanza, seguite da quattro virtù che più che non sono le virtù teologali, fede, speranza e carità, ma sono delle virtù che Barbero, Alessandro Barbero, definisce cavalleresche, perché sono cortesia, purezza, discrezione e lealtà.
Quindi un po' viene, Roberto ci tiene a essere circondato appunto da quelle che ritiene evidentemente le sue virtù. Vorrei sottolineare che dunque l'avarizia è contrapposta alla cortesia, quindi la cortesia schiaccia l'avarizia, che Roberto era ritenuto un po' dai contemporanei un po' avaro, quindi questo è una, insomma, un riscatto, potremmo dire. E lo stesso Roberto, con il trono, cioè di Roberto, è al di sopra del diavolo. Eccolo qua. E quindi Roberto, con la sua sola presenza, sconfigge anche i demoni. Nell'altro foglio abbiamo quella che proprio viene ovviamente questo foglio è definito quello della genealogia androina, dove Roberto inserisce tutte quelle che sono tutti i membri della sua famiglia nel ramo diretto che parte da Carlo I, che vediamo qui con Beatrice di Provenza. Acca in basso abbiamo Carlo II con Maria d'Ungheria e poi in basso ancora nel terzo registro Roberto con sua moglie Sancia. Ora, non vi sto qui nella parte, nel primo registro. Carlo I è circondato dai cavalieri che lo hanno accompagnato nella sua conquista del regno di Sicilia e possiamo riconoscere le armi di Roberto d'Artois, dunque Ugo di Lusignano, poi la famiglia dei Beaumont, la famiglia dei Meslé. Non sto a indicarvi appunto gli stemmi che sono sugli abiti. Quindi c'è proprio un riferimento, i Dampierre, ovviamente, che lo avevano accompagnato appunto nella battaglia di Benevento, e appunto la finale per la conquista del regno, e quindi qui sono raffigurati tutti i compagni di Carlo I. Nel secondo registro, invece, Maria d'Ungheria, accompagnata dalle figlie, e dall'altro lato Carlo II con i figli. Va detto, vorrei ricordare solo questo, in fondo, visto che siamo adesso in un periodo dove viene appunto notata l'assenza delle donne. Pensate che Maria d'Ungheria sulla sua tomba, opera di Tino di Camaino, in Santa Maria di Donna Regina, fa raffigurare soltanto i figli maschi e le figlie femmine non vengono assolutamente rappresentate, quindi ci sono solo i figli maschi. Al centro ovviamente c'è San Ludovico. Intorno accanto a Carlo II abbiamo i figli. Abbiamo in primo qui Carlo Martello, Roberto e poi dietro di loro Ludovico. Siamo nel 1340 più o meno, quindi è già morto, Ludovico è già santo e infatti è all'aureola, vescovo con l'aureola e accanto a lui c'è Filippo di Taranto, anche egli già morto, è morto nel 1331. Qui abbiamo i due, il re di Napoli e il re d'Ungheria, che si guardano, intrecciano lo sguardo, possiamo dire. Uno presenta un giovanetto, un adolescente, che è probabilmente che è Andrea, indubbiamente, e l'altro è alla mano sulla spalla di Andrea, se vedete. Da quest'altro lato, invece, Roberto ha la mano sulla spalla di Giovanna. Questo è stato visto, è stato interpretato, letto da qualcuno come l'altra sorella di Giovanna, l'altra erede di Roberto, Carlo di Calabria, muore e lascia due figlie, Giovanna e Maria. Queste vengono messe, hanno detto, qualcuno ha detto che questo può essere Maria. In realtà si tratta di Andrea, proprio perché figlio chiaramente maschile, e invece le due fanciulle appaiono qui ai piedi di Sancia, presentate dalla madre, che era Maria di Valois, e dall'altro lato invece, qui vediamo anche che Sancia mette la sua mano
sulla testa di Giovanna, quindi a dare un avallo alla sua successione. E da quest'altro lato invece abbiamo Carlo di Calabria, che era già morto in questo per il momento, perché muore nel 1328, che presenta questa giovane. Questo è stato interpretato anche come un omaggio come cavaliere, ma in realtà Giuliana Vitale, che è una storica napoletana che ha scritto molto sugli Angioini, dice che questa è, ha scritto che questa è una pratica del bacio del piede, è un omaggio che è molto diffuso anche in Francia e in particolare in Provenza. Anche a Napoli trova una sua giustificazione. È evidente in questo foglio che Roberto voleva legittimare la discendenza della nipote, perché Roberto aveva un sol figlio, era sopravvissuto un sol figlio legittimo, fra l'altro non figlio di Sancia, ma figlio della prima moglie, che era morto nel 1328 al rientro da Napoli, rientrava da Firenze, dove aveva convinto Giotto a venire a Napoli. Quindi è un momento traumatico per il sovrano, per cui lui, in mancanza dell'erede maschio, deve o cedere la successione ad uno dei tanti nipoti maschi, figli dei fratelli, e ricordiamo i Taranto e i Durazzo, che poi avranno grande, insomma, un ruolo molto importante nella politica napoletana della seconda metà del Trecento, e invece Roberto fa un'alleanza col fratello re d'Ungheria, anzi con l'erede, perché il fratello re d'Ungheria era morto. La corona ungherese spettava a Maria d'Ungheria, perciò passa al suo figlio primogenito. E quindi Roberto e Roberto appunto fanno questa alleanza. Sposa la figlia, la nipote di Roberto, sposa la nipote, il nipote di ungherese, sovrano ungherese, e potrebbe questo costituire, diciamo, una pacificazione. Solo che Roberto a un certo punto decide che l'erede sarà solo la nipote Giovanna, e mentre l'altro, Andrea, sarà solo principe consorte. E questo ovviamente genererà il malcontento degli ungheresi, con tutta una serie di conseguenze che vedremo forse dopo. Qui abbiamo, quindi questo è stato, insomma, dedotto, ipotizzato che questo possa essere proprio un desiderio di Roberto, proprio il suo testamento figurato, diciamo, della sua successione, per legittimare anche la presenza delle regine, delle tre regine accanto ai re, indica proprio l'importanza del ruolo svolto dalle regine nel regno di Napoli. Quindi questo foglio però va aggiunto. Un foglio indipendente, è un bifoglio, quindi potremmo anche pensare che magari era destinata ad un altro libro, questo non possiamo saperlo. È comunque un foglio autonomo, stilisticamente però è molto vicino alle altre miniature della Bibbia. Ecco, qui abbiamo le strisce, diciamo, relative, i tre registri. Ah, ecco qui si vede bene che questo è un maschio, insomma, non è. Qui è Giovanna che ha le trecce, la pe sua pettinatura tipica, le trecce raccolte dietro all'orecchio, e questo invece è effettivamente figura maschile. Ecco, qui abbiamo invece il terzo registro con Giovanna. Giusto per dire un momento come la vena ritrattistica che poi a Napoli prende, la presenza di Simone Martini, di Giotto, eccetera, favorisce anche una diffusione del ritratto, tendenza alla quale aderisce lo stesso Cristoforo Rimina. Ecco, questo è particolare.
della famosissima Colonna di Cavour di Simone Martini con San Ludovico che incorona il fratello. Qui invece abbiamo un probabile ritratto di Roberto, ecco questo, nel funerale di San Martino ad Assisi, e forse questo è il momento in cui Simone Martini ha incontrato Roberto, perché come è stato ampiamente dimostrato negli ultimi tempi da Francesco Acito, Simone Martini a Napoli non è mai venuto. La Cona famosa di Capodimonte è stata inviata a Napoli ed è stata ed era destinata appunto alla chiesa di San Lorenzo Maggiore. Alcuni ritengono che questo possa essere Carlo di Calabria, comunque somigliava molto al padre evidentemente, perché Roberto è caratterizzato da questo, da un naso insomma abbastanza evidente e poi soprattutto da un mento importante, potremmo dire, e che lo ritroviamo poi in tutti gli altri dipinti nei quali compare Roberto. Del resto il naso doveva essere una caratteristica di famiglia, il naso importante, perché per esempio Giovanni Villani ricordava che Carlo I aveva un naso grosso di naso e di colorito olivigno, quindi insomma non deve essere una, è anche una bellezza, e anche Roberto non ci scherza da questo punto di vista. Qui vediamo Roberto nel secondo registro e qui credo che si veda bene che questo non è, questo non sembra una donna, una ragazzina, mentre questa ha le trecce avvolte sull'orecchio. Questo invece sembra che abbia il caschetto tipico, ecco, di questi, dei maschi che abbiamo qui. Comunque, io ritengo che possa essere più. Ecco qui altri due ritratti di Roberto. Questo è il maestro Giovanni Barrile, un importante pittore napoletano, un altro giottesco, un altro pittore, non si sa se è proprio napoletano o meno, attivo a Napoli. E l'altro, questo invece è il cosiddetto maestro delle tempere francescane, la fotografia è in bianco e nero perché non è possibile avere una foto a colore, non sono riuscito, questa è in collezione privata, quindi non è facile avere la foto a colori. Comunque Roberto è caratterizzato, ecco qui lo vediamo, insomma c'è sempre lui. E Cristoforo Ribino a suo modo esegue proprio dei ritratti di Roberto, lo riproduce in molte parti della Bibbia. Ecco qui all'inizio del Libro dei Re, e quindi potrebbe, insomma, questo è il primo quesito che pone la Bibbia. Questa Bibbia ha nelle intenzioni di Roberto serviva a legittimare la successione della nipote? Potrebbe darsi, credo, che se il foglio appartiene a questa Bibbia, potrebbe essere la risposta potrebbe essere affermativa. Un'altra domanda, la Bibbia, Angelica, che destinazione aveva? Probabilmente poteva essere un dono di nozze. E da cosa lo vediamo? Lo possiamo vedere a cominciare dal foglio 249 retto, dove abbiamo il Liber Generationis con l'albero di Esse, la raffigurazione appunto dell'albero di Esse. Qui abbiamo Esse dormente, qui abbiamo un re, ma insomma in genere, come sapete, in Italia è molto raro, è molto rara la raffigurazione dell'albero di Esse, si afferma piuttosto tardi. Un esempio l'abbiamo a Napoli nella Cappella degli Illustrissimi in Duomo. E un altro, è documentato a Napoli, ma non c'è più, nella chiesa di Donna Regina. E poi abbiamo San Lorenzo a Genova, abbiamo un altro a Parma con Antelami in un portale, ma è più tardi la facciata del Duomo di Orvieto.
Quindi l'albero di Jesse, mentre in Francia, in Inghilterra, dove effettivamente c'era un re, viene, ha una grande diffusione, in Italia ha una diffusione piuttosto limitata, ma nell'Italia meridionale, nel Regno Angioino, effettivamente c'era un re e quindi questo ha una sua, come dire, diffusione. E qui abbiamo nella pagina in alto, questo è uno dei pochissimi casi nella Bibbia in cui la iniziale è collegata alla droneria. Per il resto le iniziali sono di scarso interesse, diciamo, non sono particolarmente innovative, eccetera, ma sono le drollerie ad essere le cose più interessanti, cioè queste scene che vengono dipinte nel margine inferiore. Quindi si ha proprio l'impressione che questo non sia proprio un libro, si cerca di far diventare questo libro anche abbastanza affascinante, interessante, giocoso, perché era destinato probabilmente a delle persone giovani. E quindi qua abbiamo Jesse dormiente dorme su un drappo angioino, è proprio diventato un membro della famiglia angioina, evidentemente, perché in genere pure gli altri personaggi della famiglia angioina sono raffigurati con un drappo blu con gigli dorati alle spalle. E qui in basso invece abbiamo una coppia che sono appunto una giovane donna con la corona e quindi è probabilmente Giovanna. Oltretutto ricorrisponde anche l'acconciatura, eccetera. E questo per stare seduto al suo livello, perché questo va detto che la corte angioina aveva una rigida etichetta che non consentiva assolutamente che un personaggio di rango inferiore potesse stare a livello del sovrano. Se una donna, questa è una donna coronata, l'unico che poteva stare seduto accanto a lei, allo stesso livello, poteva essere Andrea d'Ungheria, il futuro marito. Quindi questo dovrebbe essere la giovane coppia circondata, affiancata da due cani che sono simbolo di fedeltà, ed era quindi un riferimento probabilmente proprio al matrimonio. Erano le speranze di Roberto che vedeva appunto, come dire, continuata la sua stirpe dai figli che sarebbero nati da questo matrimonio. Un'altra allusione alle nozze, a parte questa che secondo me è veramente molto significativa, abbiamo queste scene in cui una giovane, che ancora una volta ha la stessa acconciatura di Giovanna, eccetera, viene raffigurata appunto qui con un agnello in grembo, un agnello che è simbolo di purezza. Nell'altro foglio, il foglio successivo invece, abbiamo Giovanna con un leocorno in grembo. Anche questo una chiara allusione alla verginità di Maria, di Giovanna e alla sua, appunto, ed è un'altra indicazione proprio ad una donna che stava per contrarre nozze. Ancora, e questa è la più divertente secondo me, perché questa rappresenta una donna coronata, ovviamente, e che quindi diciamo probabilmente Giovanna che cavalca un uomo che tiene al morso. Questa è stata la studiosa ungherese dal nome impronunciabile Clara Garodwini, non riesco a ricordarmi mai questo nome, ha pensato che questa scena potesse essere un'allusione al fatto che
Andrea era sottoposto alla moglie anche per quanto riguarda, anche da un punto di vista economico, perché il re aveva, Roberto aveva chiesto di che Giovanna aveva deciso, stabilito nel suo testamento del 16 gennaio del 43, Giovanna fosse la sola erede, quindi questo metteva in uno stato di soggezione Andrea. In realtà è un riferimento, io credo, colto alla leggenda di Aristotele e Fillide, l'episodio famosissimo noto nel Medioevo, dove Aristotele appunto subisce e diventa vittima dello scherzo che gli fa il suo allievo Alessandro Magno, che Aristotele lo aveva rimproverato per essere un po' troppo amante delle ragazze, e quindi Alessandro gli fa lo scherzo e gli fa venire a vedere Fillide o Campapse, insomma il nome è controverso, e Fillide, questa giovane ragazza, quindi Aristotele si innamora follemente e diventa schiavo di questa donna. Quindi questa è una scena allegorica che viene inserita, che si trova anche in un contesto religioso, perché se da un punto di vista laico poteva rappresentare appunto la vittoria della passione sulla ragione, da un punto di vista religioso poteva proprio essere un ammonimento. Tanto è vero che questo episodio veniva anche ricordato veniva ricordato anche dai predicatori, sia francescani che domenicani, che portavano questo esempio proprio come per evitare l'asservimento appunto della passione alla ragione. Quindi trova posto in una Bibbia, ma si ritrova anche in altri testi sacri, diciamo, per esempio un esempio in scultura monumentale è nella Cattedrale di Lione. Sulla facciata della Cattedrale di Lione c'è anche questo episodio. A Napoli ci sono anche altri esempi, questo fra l'altro nella chiesa di Santa Maria di Annola è stato individuato anche un'altra scena. Questo dipendeva anche dalla grande diffusione che ebbero nel Medioevo i canti di Aristotele, il canto di Aristotele, perché poi nel Medioevo nacque appunto questo testo che parlava proprio del lamento, faceva parlare Aristotele che si lamentava del fatto che era diventato schiavo. Era diventato schiavo di questa donna. Quindi questo ci sta benissimo ed è comunque ancora una volta un'allusione alle nozze, e poi la sua diffusione è dimostrata anche dal fatto, per esempio, è una cosa divertentissima questa acquamanile in rame che si trova al Metropolitan Museum di New York ed è un prodotto di metà 300 della Borgogna, che rappresenta proprio la stessa scena. Quindi questa era un'acquamanile, veniva messo sulla tavola, probabilmente era un oggetto insomma che è diffuso, quindi il ritrovarlo raffigurato alla corte angioina non ci meraviglia più di tanto. Ecco, Roberto poi si occupò anche dell'educazione sia di Giovanna, e qui vediamo che gioca a scacchi con la nipote, ancora una volta o Sancia o Giovanna, io credo possa essere più Giovanna, e sappiamo che Roberto per esempio fa acquistare libri per l'educazione del figlio Carlo di Calabria, quindi lo stesso ruolo lo svolge anche per il nipote che avrà il trono. E qui abbiamo un'altra scena, dove vediamo Roberto, Roberto inconfondibile a questo punto, non riceve un libro dalle mani di questa figura inginocchiata. Attenzione,
Il libro è troppo grande per poter essere preso con una sola mano, tanto più che Roberto ha nell'altra mano un libro aperto del quale non vuole perdere il segno, perché lo mantiene aperto, ci mette il dito, insomma, pensiamo a Simone. Allora, e qui mette, invece, mette la mano sul libro come se volesse raccomandare al giovane la lettura della Bibbia, questo libro. E dietro di lui c'è il falconiere, quindi per indicare appunto che è necessario anche abbandonare i divertimenti, eccetera, e dedicarsi anche allo studio e alla meditazione. Alla scena assiste questa figura che è interessante perché è probabilmente Niccolò, alunno d'Alife, il quale diventerà in un secondo momento proprietario del manoscritto, di cui vediamo qui gli stemmi. Ed era un alto funzionario della corte, era il segretario prima di Roberto e poi lo sarà di Giovanni. Quindi, insomma, questa figura potrebbe essere comunque un alto dignitario, vestito con appunto un abito foderato di vaio, con una sorta di camaro sul capo, quindi è un personaggio importante. Questa è stata interpretata come scena didattica. Io non sono d'accordo. Penso che sia invece proprio un atto di raccomandazione da parte del sovrano al ragazzo, il quale poi aveva 6-7 anni, quando arriva a Napoli, diciamo. Giovanna era nata nel 26 e deve sposarsi nel 40, quindi quanti anni aveva? Andrea arriva a Napoli nel 33 e aveva 5-6 anni, quindi insomma erano ragazzini proprio. Ecco, e ancora alla educazione di Andrea sembrano destinate queste scene dove vediamo San Giorgio che libera la principessa dal drago. Questo è raffigurato due volte, sono scene di cavalieri eroici che raffigurano appunto scene di cavalieri dai quali poteva prendere esempio un futuro sovrano, un futuro cavaliere. Ecco qui abbiamo la scena di e ancora qui era la scena appunto di San Giorgio. Invece Sant'Eustachio, un altro cavaliere e cacciatore che indica che uccide appunto, al quale compare il crocifisso fra le corna di un cervo e quindi si converte. E temo di aver dimenticato di mettere una scena bellissima, almeno che a me piace molto, dove ci sono i due giovani, Andrea e Giovanna, in una scena di caccia, che è molto bella, ho dimenticato di inserirla. Dopo, durante il dibattito, se la trovo, ve la mostro, la troverò subito. Arriviamo all'ultimo foglio, cioè il foglio più interessante, che è quello che ci dà più problemi, se vogliamo, veramente problematico questo foglio, e che ha ricevuto molte interpretazioni. In un primo momento è stato riferito alla commissione del libro, è stata del codice, è stata riferita a Niccolò alunno d'Alife. Infatti il testo qui, l'iscrizione recita: Ecce est Biblia, Magistri Nicolai de Alifio. Poi sotto, Pincsit de Pincello, Cristoforo Rimina de Neapoli. Quindi era quella che autorizzava a ritenere questo un codice commissionato da Niccolò alunno d'Alife. E questa veniva letta come una scena di dedica, diciamo, di storia del codice, ma mettendo sempre Niccolò alunno d'Alife come committente. Ma in realtà si è visto che al di sotto dello stemma di Niccolò d'Alife, che abbiamo visto dappertutto, in tutti i fogli, ne compare un altro, più antico.
E quindi questo dimostra che Niccolò Alunno d'Alife fu il secondo proprietario, ma come vedremo forse anche il terzo. E quindi fece aggiungere il suo stemma senza badare a spese. Questa è la cosa interessante, perché tutto il blu che vediamo nel suo stemma, che sono questi, insomma, li abbiamo visti un po' dappertutto, è fatto con lapislazzulo, quindi proprio l'azzurro oltremarino ottenuto con lapislazzulo, come hanno potuto chiarire le analisi fatte nei laboratori di Lovanio. Che cosa rappresenta? Allora, da un lato abbiamo la dedica, la scena di dedica, quindi qua veramente Roberto c'ha in mano la Bibbia, la porge a questa figura giovanile, sembrerebbe insomma un giovane, e offre la Bibbia. Che sia Roberto, mi pare che da tutte le immagini che abbiamo visto fino ad ora dovrebbe essere incontrovertibile. La stessa cosa di qua. Io credo che è stata interpretata come Sancia. Io dico che per un fatto di simmetria, se qui c'è Andrea, qua ci dovrebbe stare Giovanna. Ecco, ed abbiamo Roberto che apre, mostra la Bibbia aperta a Giovanna. Ancora una volta, quest'idea appunto dell'educazione di questa giovane. Al centro, che cosa è raffigurata al centro? Allora, questa figura è stata vista come Niccolò Alunno d'Alife, ma il problema è questo: se nei due spazi, nei due riquadri laterali c'è il sovrano, assolutamente al centro non poteva esserci un suddito. Quindi questo deve essere per forza Roberto. Fra l'altro, deve essere per forza Roberto, anche perché è anche un po' più grande rispetto agli altri, alle altre due figure. Quindi proprio era impensabile che nella rigida. Nella rigida etichetta della corte potesse succedere, verificarsi un oltraggio del genere. E allora abbiamo Roberto. Allora, questo è chiaramente l'amanuense, perché ha il calamo legato al polso, e l'altro chi può essere? L'altro può essere Cristoforo Rimina, il quale mostra il codice aperto, lo mostra al sovrano, per avere indicazioni evidentemente delle scene da inserire. E se osserviamo il gesto di Roberto, Roberto ha un gesto come sta istruendo il dito, è lo stesso, questa è un'osservazione secondo me felicissima di John Loden. Ecco, qui abbiamo la Bible Moralisée famosissima di New York, della Pierpont Morgan Library, dove abbiamo Bianca di Castiglia con il figlio Luigi IX. Ecco, vediamo il monaco che col dito, con lo stesso gesto che fa Roberto, questo è molto interessante, istruisce il miniatore, perché questo è il miniatore, non sta scrivendo, sta miniando. Ecco, allora questa è una ripresa, cioè Roberto si sostituisce in un certo senso al religioso e indica che cosa scrivere nella Bibbia e soprattutto che cosa miniare, perché la Bibbia è con le iniziali che sono piuttosto, insomma, non presentano nessuna caratteristica particolare, eccetera, non sono di particolare interesse, mentre sono le illustrazioni nel margine inferiore dei fogli che danno quest'idea, che danno proprio il senso della novità, ecco, rendono peculiare questo manoscritto. E allora c'è un particolare. Qui questo personaggio, forse il miniatore, questo lo propone anche Loden, io penso che sia possibile, sia probabile, perché ha una spada al fianco. E non, insomma, un artigiano come un miniatore non poteva avere una spada, insomma, era raro. Però che cosa sappiamo? Noi sappiamo che Cristoforo Rimina apparteneva ad una famiglia della piccola nobiltà napoletana, della nobiltà di seggio, ed apparteneva a una famiglia di milites,
ed abbiamo per esempio suoi familiari contemporanei, abbiamo un Matteo, suo figlio Petrarca, che erano uomini d'arme ed erano, ne facevano la guardia di Giovanna. E ancora poi sappiamo che un Roberto Rinina fece parte degli otto capi di Napoli che furono incaricati di trattare una tregua con Luigi d'Ungheria nel 1348. Quindi è molto probabile che Cristoforo, nel raffigurarsi, abbia pensato di inserire questa sua peculiarità, quella di essere un milites e quindi avere la spada. Fra l'altro, è raffigurato un uomo in età, insomma, diciamo, né giovane né anziano, insomma, un uomo in età matura. Ora, se pensiamo che Cristoforo muore, cioè non lavora più nel 60, non abbiamo più notizie dei primi anni 60. Se pensiamo che è nato quindi ai primi del secolo, nel 1300, poco dopo, poco prima, al momento della Bibbia poteva avere 40 anni. Quindi la barba, questa barba biondo-rossiccia che riprende, insomma, che circonda il volto, incornicia il volto, può essere proprio quella di un uomo, insomma, nella piena maturità. E questa è una moda che poi è attestata anche in seguito, quella della barba, è attestata poi anche negli statuti dell'Ordine del Nodo, dove pure lavorerà Cristoforo Rimini, ma di cui non potremo parlare. Quindi si distingue da questa figura di giovane, mentre qui abbiamo. Quindi questo potrebbe essere Cristoforo Rimini e Roberto, che rivendica per sé il ruolo di committente concepteur. Ma come la. Allora, però, che cosa è? Qual è il problema? Al di sotto abbiamo detto, c'è un altro stemma. Questo grazie alle fotografie fatte nel laboratorio, appunto nel laboratorio di Lovanio, emerge al di sotto uno stemma, un altro stemma, che la studiosa ungherese leggeva come lo stemma di Andrea d'Ungheria. Mentre un altro studioso, fra l'altro un filologo, Dieckmans, diceva, sulla base di alcune sue informazioni, diceva che questo era lo stemma della famiglia di Capua. E in particolare pensava Robertello di Capua, e lo indica appunto come probabile possessore, committente del manoscritto. Diciamo che negli anni successivi è piaciuta di più, diciamo, la Lectio Facilior della destinazione ad Andrea d'Ungheria, però viene messa in dubbio adesso dai rilevamenti fatti recentemente. Io per prima ho scritto Loden, insomma, la destinazione per Andrea sembrava la cosa più ovvia, e in effetti tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, tutte le cose, tutte le caratteristiche della Bibbia, la scelta delle drollerie, eccetera, indica come destinatario Andrea, e io dico anche come committente, secondo me, Roberto. Quindi rimane veramente da spiegare questa presenza, che poi aveva ragione, non so come avesse fatto. Nel 1960 circa, Dieckmans a intuire che poteva essere lo stemma di Roberto di Capua, figlio del famoso Bartolomeo, che però era morto nel 1328, un grande personaggio molto importante nella Napoli angioina, segretario di Carlo. Alto dignitario di Carlo II e poi di Roberto, ma comunque che muore nel 1328.
Quindi il suo nipote, un figlio si chiama Giovanni, il figlio di Giovanni è Roberto. E vediamo, ahimè, lo stemma è questo, perché lo stemma è stato tutto ricoperto da quello di Niccolò all'Udalife. Se ne sono dimenticati un pezzettino qui, e lo stemma è proprio quello di Capua. Questo è lo stemma di Capua. Lo possiamo anche vedere attualmente nella chiesa di Santa Lucia a Napoli, dove è stato poi trasportato un pezzo del portale della chiesa di San Domenico. Fra l'altro rinvio ad un saggio di Francesco Aceto sulla committenza di Bartolomeo di Capua, insomma, personaggio di un importantissimo, oltretutto vissuto circa 80 anni, quindi molto attivo a Napoli. Quindi c'è questo saggio di Aceto pubblicato nel volume degli atti dei convegni di Parma, quello sul Medioevo, i committenti. E quindi questo sembra è lo stemma di Capua, è incontrovertibile. Ma allora viene meno tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Che interesse poteva avere questo Robertello, secondo quanto ci dice Scipione Ammirato, che è uno storico appunto delle famiglie nobili napoletane, è molto fedele a Giovanna, la difende nelle sue lotte contro gli ungheresi. Vabbè, non ho detto che poi il povero Andrea nel 1345 viene assassinato dal partito avverso. Probabilmente dai Durazzo di Taranto, cioè i cugini che non avevano piacere che ci fosse un erede, un principe consorte, ma anche se principe consorte, comunque ungherese. E quindi la stessa Giovanna fu accusata di aver preso parte all'assassinio del marito, che fu chiamato fuori dalla sua camera a tradimento e uscì fuori e lo uccisero, insomma, quindi era un ragazzino, aveva una quindicina d'anni. Quindi fu barbaramente ucciso e quindi questa Bibbia probabilmente non andò mai nelle mani di Andrea, però difficilmente si può pensare, io non riesco a pensare che Robertello di Capua possa aver fatto fare una Bibbia dove veniva celebrata in questo modo l'unione fra i due principi, fra i due cugini angioini. Quindi dobbiamo supporre qualche altra cosa che può essere successa nelle more, perché può darsi che la Bibbia non finita magari non sia andata nelle mani di non sia stata mai consegnata a Roberto, ad Andrea. E vediamo infatti nella Bibbia delle tracce di un abbandono in un luogo umido e il suo immediato restauro. Cioè a un certo punto anche di questo va reso atto a Lieve Vattieu, che ha studiato questa Bibbia veramente in maniera approfondita e dire poco, si è accorto di alcune rughe, cioè non alcune, molti, molti fogli. Io vi porto qui qualche esempio: che delle rughe che si erano, delle pieghe che si erano verificate nella pergamena. In poche parole, probabilmente è stata custodita in un luogo umido. Per ricoprire, diciamo, insomma, queste parti rovinate, furono realizzate dei piccoli fregi che continuavano l'andamento di quelli già presenti. Vedete qui, erano proprio fatti poi nella stessa bottega che aveva
che aveva realizzato il manoscritto, perché i fregi sono assolutamente identici, i colori sono gli stessi. Quindi qui sulla Bibbia ci deve essere stato un intervento successivo di qualche anno. E poi ancora, ecco, qui è ancora più palese questo foglio che viene inserito per nascondere appunto queste sarciture che venivano fatte in molti fogli della Bibbia. Io ne ho scelto qualcuno per non appesantire il PowerPoint, ma insomma era così. E qui ancora un altro. Quindi era effettivamente, ecco qui ancora un altro, quindi che andavano verso l'esterno, erano delle piegature, del resto la pergamena è un materiale organico, quindi niente di più facile che potesse essere stato. Allora, come la possiamo spiegare la presenza dello stemma di capo? È che quello è di capo, non c'è niente da fare. Fra l'altro, pare che è un'alternativa a quella di Andrea d'Ungheria, perché quello di Andrea d'Ungheria è simile, ha lo stesso una banda, però nella banda, nei campi laterali sono superiore e inferiore. Ci sono due gigli per parte, quindi c'è la banda e quattro gigli. Qua invece, con lo stemma che viene fuori da queste fotografie macro e queste analisi, nelle quali si possono vedere anche i colori, si capisce che è uno stemma dorato con due bande nere e al centro che circondano una banda d'argento. La banda d'argento non si vede più, però era abbastanza, questo sembra lo stemma di capo. E confesso che mi sono molto interrogata, molto fatto una cosa che mi ha particolarmente impegnato per cercare di capire che cosa può essere successo. E sono andata a rivedermi un po' la storia di quelle poche notizie che abbiamo su questo Robertello di capo. Appunto da Scipione ammirato. Cioè, sappiamo che era molto devoto della regina. Diventa nel 1335, Roberto lo nomina conte di Altavilla. Era molto devoto alla regina e non ad Andrea, quindi la difende nei momenti in cui era attaccata dagli ungheresi, anche perché poi a un certo punto arriva la regina madre, poi arriva il fratello Luigi, l'abbiamo già ricordata, a vendicare la morte del fratello. Quindi Giovanna deve fuggire ad Avignone, quando torna da Avignone torna con un altro marito, ma insomma questo è a parte, un altro cugino, Ludovico di Taranto. Quindi che c'entra? Non si spiega tutta la presenza di queste drollerie, queste allusioni alla giovane coppia, eccetera. Non si spiega, però si potrebbe spiegare in un altro modo. Noi sappiamo anche che nel 1348, 49, Giovanna fa dà un privilegio importantissimo a Robertello, cioè gli dà la possibilità di entrare in proprietà di tutti i feudi, di tutti i beni che ha, di non doverli restituire alla corona, in modo che possa dividerli meglio fra i figli. Quindi questo è un grande privilegio che dà la regina, probabilmente per premiarlo della sua fedeltà, eccetera. E quindi potrebbe essere successo questo, ma è una mia ipotesi, potrebbe essere successo che la Bibbia viene donata da Giovanni. Viene donata da Giovanni a Roberto di Capua, il quale la fa completare, era incompleta, la fa completare con il suo stemma. In un secondo momento, quindi nel 1349, non sappiamo quando muore Robertello, sappiamo però che nell'82, quando muore Giovanni, suo figlio Bartolomeo prende le parti contro Carlo di Durazzo, insomma, quindi significa parteggia per Luigi di Francia, quindi Luigi d'Angiò. Quindi deve essere morto entro l'82 Robertello.
ma Niccolò Alunno da Lipe muore nel 1369. Quindi, secondo me, la Bibbia, secondo un'ipotesi, insomma, che non possiamo verificare, non abbiamo niente, potrebbe essere che la Bibbia sia passata prima a Roberto Di Capo, che ha fatto apporre il suo stemma in tutti i fogli. Poi può essere, in un secondo momento, la Bibbia può essere stata donata o venduta a Riccolò Alunno da Lipe, che fa scrivere Ecclesiast Biblia, eccetera. Fra l'altro Loden fa notare che lui non dice che è stata commissionata, è stata fatta miniare, ne afferma soltanto il possesso. Quindi magari è entrato in possesso anche in quel momento. Quindi c'è un passaggio intermedio fra, e credo che così possiamo spiegarci questo stesso. Certamente va tenuto in conto il fatto che non mancano dei manoscritti dove il committente, oppure dove sono presenti i sovrani, anche se sono destinati ad altri personaggi. Per esempio, il breviario di Madrid ha una coppia di nobili come committenti, ma che non sono stati ancora identificati, però Teresa D'Urso ha notato che nei fogli del breviario di Madrid sono presenti anche due figure, una figura maschile e una figura femminile, che iconograficamente richiamano Andrea e Giovanna. Quindi potrebbe anche essere, però non si spiega un omaggio ai sovrani, quello di mettere e di riprodurli nel codice, ma non si spiega tutta questa abbondanza. E lo stesso, un caso simile, è quello del messale breviario di Ferdinando il Cattolico della Biblioteca Vaticana, dove pure, che fu donato al re cattolico dal cardinale napoletano Poderico, e dove c'è accanto agli stemmi del sovrano, c'è anche nel primo foglio c'è anche lo stemma di Poderico, però ce n'è una volta, non è questa abbondanza di stemmi che abbiamo. Quindi qualcosa, cioè questa attestazione di proprietà, di possesso, può essere stata fatta nel momento in cui magari il codice non aveva più un proprietario vero, può darsi anche che Giovanna l'abbia venduto. Questi sono momenti in cui Giovanna ha bisogno di soldi. Fra l'altro fu costretta ad impegnare addirittura il preziosissimo reliquiario di San Ludovico, dove era contenuto il capo, il cerebrum del prozio santo, quindi dovette impegnarlo. Quindi è un momento di difficoltà. Quindi può darsi che nel 1349 la Bibbia sia passata nelle mani di Robertello Di Capo, che fece aggiungere il suo stemma, non sovrapponendolo a un altro, che magari non c'è mai stato, quello di Andrea d'Ungheria, e poi in un secondo momento la Bibbia sia passata a Niccolò Alunno da Lipe. Certo è che all'inizio del 400 la Bibbia si trovava nelle collezioni del duca di Jean de Berry, e da lì nel 1418 fu venduta a Parigi, e poi non ne abbiamo più notizie, si trovò poi nella biblioteca di Arras, e poi da lì Malines, eccetera. Quindi questo è un problema, non so che ora è, io forse ho parlato troppo. Sono le 6:20. No, noi non ci stanchiamo di ascoltarti. No, forse sono andata un po' oltre. Allora, questa è la Bibbia di Cristoforo, la Bibbia la Bibbia Angioina. Molto rapidamente vi fa mostro il problema. Ecco, solo quello che ci dice la Bibbia la Bibbia di Berlino. Eccola. Ecco, quest'altra Bibbia è molto ricca, però al contrario della Bibbia Angioina, dove il testo biblico è, cioè le iniziali dei libri della Bibbia sono
piuttosto convenzionali, non sono particolarmente rilevanti, perché l'interesse precipuo è dato dalle drollerie, da queste immagini, queste parti che abbiamo visto aggiunte nel margine inferiore, invece quest'altra Bibbia dà poca importanza, o meglio, sempre siamo nell'ambito delle Bibbie napoletane, quindi sempre una grande abbondanza di decorazione, però più limitata, diciamo, l'interesse per queste parti marginali è più limitato, mentre quello che è importante è l'illustrazione della Bibbia. Per cui qui partiamo dal frater Ambrosius e poi abbiamo le scene. Questi sembrano in effetti la Bibbia illustrata, una grande ampiezza di particolari, è illustrato da queste tabelle con 4, 16, insomma multipli di 4, a volte due registri, a volte 3, a volte 4, con una minuziosissima illustrazione della Bibbia, che veramente stupisce, che presenta degli episodi che sono rarissimi in quel momento. Fra l'altro Ettlinger e prima ancora Erbach von Fustenau, poi Ettlinger, hanno notato che in queste illustrazioni, queste scene, sono riportati degli episodi rarissimi sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, soprattutto del Nuovo Testamento. Quindi questo ci fa pensare, insomma, che si ispirino a qualcosa magari di preesistente, di monumentale. E mi fermo per ora. Poi abbiamo, guardate, questa è piccola e molto ingrandita, perciò la vedete un po' sfogata. Questo è un particolare piccolissimo della Bibbia di Berlino, dove abbiamo il ritrovamento di Mosè, e qui abbiamo invece una scena degli affreschi dell'Incoronata, che adesso sono stati datati al 1368-70, fino a poco fa venivano datati all'inizio degli anni 40, perché appunto nella mentalità degli storici dell'arte, questo va detto, non poteva essere che una miniatura fosse precedente ad una pittura. Quindi era automatico che Cristoforo Rimini doveva aver copiato per forza da Roberto Dioderis, non poteva essere invece proprio il contrario, ma non è il contrario, ma in effetti sono due risultati paralleli da uno stesso modello. E qual è il modello? Il modello è Giotto, il modello è sono gli affreschi della Cappella Palatina di Castelnuovo, dove sappiamo dalle fonti che Giotto aveva dipinto storie del Vecchio e Nuovo Testamento. Questo ce lo dice, Petrarca ci dice che Giotto aveva dipinto in Castelnuovo. E su Monte, un storico napoletano che scrive una lettera a Marcantonio Michele nel 1524, dice che Giotto aveva dipinto le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento. Quindi siamo sicuri di questo, anche se purtroppo Re Ferrante Vecchio, Ferrante d'Aragona, con grande dispiacere dei buoni intenditori, li fece distruggere. Quindi gli affreschi della Cappella Palatina sono perduti. Però abbiamo due testimonianze. Questa di Roberto Dioderisi, ma prima di Roberto Dioderisi, che lo fa nel 1368-70, abbiamo queste di Cristoforo Rimina, che lo fa nel... Qui siamo... La Bibbia di Berlino si può datare al 1348-50, comunque prima del 1352, quando muore il Papa Clemente VI. Ecco, questa è la prima scena. Un'altra cosa, per esempio, questo è Sansone che distrugge il Tempio dei Filistei. Ecco qui, questa è la chiesa dell'Incoronata a Napoli, che è più tarda, quindi quando io dico Cristoforo è il primo napoletano che capisce Giotto, penso di avere pienamente ragione. Ecco, e qui abbiamo un altro particolare che secondo me è anche abbastanza interessante. Vi mostro. Ovviamente le fotografie sono molto ingrandite, quindi vi chiedo scusa. Vedete anche questa particolare raffigurazione del Dio Padre col doppio volto e la colomba sulle spalle. Eccola qui che compare
nelle Bibbie. Ecco, ricorda il Serafino di Giotto della Basilica Inferiore di Assisi, questo è, siamo lì. E probabilmente Giotto aveva dipinto questo. Ma un'altra scena, questa l'ha fatta già vedere Teresa d'Urso nell'altro, nella sua lezione. Ecco, qui abbiamo il libro dei Paralipomeni con gli antenati di tutte le generazioni vissute prima di Cristo. Ecco qua, questo è un particolare e che ricorda sia nei girari, ma anche qui, ecco, particolari, questo e questo, vanno vicino. Questi sono, sono venuti fuori nella Cappella Palatina, negli strombi delle finestre, nel corso del restauro, perché Ferrante non aveva pensato di distruggere proprio tutto, quindi lì la tovagliata, le finestre, quindi quando le hanno riaperte sono venuti alla luce questi compassi con delle teste. Ovviamente non possono essere di Giotto perché insomma il maestro aveva 60 anni allora ed era un'età ragguardevole a quei tempi, il maestro non si metteva a dipingere questi particolari, sono della sua bottega, però questa è un'ulteriore dimostrazione che Cristoforo proprio attinge da questa cappella. Ecco, questo è un altro, poi ce n'è un altro pure di confronti. Ecco l'uomo col turbante che sta qui, insomma credo che sia abbastanza così. E poi un altro rapporto che fra la Bibbia di Berlino e la pittura giottesca è questo con la storia dell'Apocalisse. Qui abbiamo una decina di pagine dove sono raffigurati tutti i momenti della visione di San Giovanni a Patmos, che ritornano nelle famose tavolette di Stoccarda, che sono veramente la cui destinazione è ancora misteriosa, cioè non si sa che fine però ma a cosa fossero destinate. E erano delle tavolette votive dove si stava, Roberto magari poteva meditare, i sovrani potevano meditare. Comunque, e questa anche qui sono riprodotti tutti e 44 episodi raccontati nell'Apocalisse di San Giovanni Evangelista. Il rapporto con la Bibbia di Berlino è strettissimo. Fra l'altro qua sono addirittura nella mostra del 2000 fatta a Firenze, curata da Miklos Boskowitz. Addirittura Boskowitz lo scrisse però in maniera forse provocatoria, le riferì a Giotto col punto interrogativo, potrebbe essere questo un esempio della pittura di Giotto, del modo di dipingere dolcissimo e tanto unito che aveva Giotto, doveva avere Giotto magari alla fine della sua carriera, quando arriva a Napoli era abbastanza avanti negli anni. Però è stato anche notato che presenta una rigatura, vedete qui si vedono come se con una pratica insomma che è quasi da bottega miniatoria, no? Essere abituati a lavorare con dei righi, quindi queste rimangono veramente, la destinazione rimane misteriosa, ma si tratta veramente di un capolavoro preziosissimo della Millet napoletano di età angioina. Quindi questo è un altro rapporto. Va detto, ecco, questo vabbè, non c'entra con, non è una Bibbia, e sono gli statuti dell'ordine del nudo, ma mi piaceva metterlo per farvi vedere questo rapporto strettissimo che ha Cristoforo con la cultura giottesca, che proprio la compenetra, io credo che sia fra i primi. Qua siamo nel 53. 1353, questi sono gli statuti di Parigi. Ecco qua, insomma, vengono riprodotte tre camere vuote, che erano gli alloggi dei cavalieri dell'ordine del nodo, la notte prima dell'ordinamento, o anche gli alloggi per quelli che venivano feriti in guerra, che avevano una pensione dal sovranco. Quindi sono dipinti tre ambienti vuoti, che ci ricorda chiaramente Giotto di Padova, ma Giotto a Napoli probabilmente solo a lui poteva venire in mente l'idea di dipingere nel coro della chiesa di Santa Chiara questi stalli, finti stalli in trompe-l'œil, che
che certamente non li ha dipinti Giotto, perché insomma questa era opera di bottega, ma l'idea poteva essere solo di Giotto. Cristoforo là, in, ecco qua, questi sono altri, un altro brano di Santa Chiara, del coro delle monache, dove probabilmente Giotto aveva dipinto, e dove abbiamo appunto un modo di allargare il coro lungo le pareti, c'erano appunto questi, sono venuti fuori questi brani di affreschi, un'idea giottesca, di cui Cristoforo trae subito, da cui Cristoforo trae subito spunto. E per concludere appunto la gloria di Cristoforo, perché una sua Bibbia ebbe anche l'onore di essere riprodotta da Raffaello, niente meno, perché nel celebre ritratto di Leone X degli Uffizi abbiamo Leone X, poi Giovanni de' Medici, di cui conosciamo bene l'interesse, la passione di bibliofilo, ha nelle mani questa Bibbia, che è stata identificata proprio con la Bibbia, con la Bibbia Hamilton, la Bibbia di Berlino. Ecco qua, questa è aperta la pagina con le storie di San Giovanni Evangelista. Quindi questo veramente. Ora, come è arrivata la Bibbia? Allora, la Bibbia reca lo stemma di Beaufort, della famiglia Beaufort, fra l'altro con la banda e tre rose nei due, tre rosi, sei rose, tre per campo, però non ha, ed è quindi, si è sempre detto, era destinata al Papa Clemente VI. In realtà non c'è, non c'è una tiara, non c'è neanche il cappello di cardinale, quindi sembra strano che sia destinata al Papa. Allora può darsi che fosse destinata ad un membro della famiglia. E sappiamo che Giovanna era in corrispondenza, in amicizia letteraria, diciamo, con un fratello del Papa, che era Bertrand Roger, conte di Beaufort, al quale scrive dopo la morte del Papa, per dirgli che la perdita del Papa per lei era stata gravissima e che lo aveva considerato come un suo padre. Infatti poi lei scrive spesso al Papa, fra l'altro è anche arrivata una lettera nella quale il Papa rimprovera il secondo marito di Giovanna per dirgli che è molto sgarbato, tratta male la moglie davanti alla corte, davanti ai servi, la tratta come una serva. Quindi il Papa redarguisce Ludovico di Taranto, secondo marito di Giovanna, il quale pure voleva non essere principe consorte, ma voleva diventare re, ovviamente. Non accettavano il potere di una donna, questo va detto. E quindi, come arriva la Bibbia? Se la Bibbia era destinata a un Beaufort, come indica lo stemma, probabilmente un fratello del pontefice, che poi è anche padre del papa successivo, ora che è Gregorio XI, forse lo guarderò un momento, forse non mi ricordo il nome del papa, scusatemi, insomma il papa successivo che appartiene alla stessa famiglia Beaufort, ed è il primo papa che torna a Roma da Avignone. Quindi la Bibbia può essere arrivata a Roma proprio portata dal papa successivo, dal successore di Clemente VI, che riportò appunto il papato a Roma. Quindi quello è il momento dell'arrivo. E poi scusatemi, e poi da lì è entrata a far parte della biblioteca. È poi andata via, ovviamente non sta nella Biblioteca Vaticana, ed è, come abbiamo detto, è a Berlino. Quindi è stato anche supposto che questo potesse essere un altro codice realizzato per i Medici, copiato sulla Bibbia napoletana, ma quasi sicuramente
questa, la Bibbia, e Raffaello dà una bellissima prova, ovviamente, delle sue, del suo occhio raffinatissimo e attento. Guardate questa bellissima campanella, è un preziosissimo oggetto, e poi anche notare la lente, perché sappiamo che Leone X era molto miope, non vedeva bene, quindi c'è tutta una ricostruzione. Quindi questo è probabile che con questa riproduzione, diciamo, da parte di Raffaello, penso che questo sia uno degli omaggi più grandi fatti a Cristoforo Riina. Beh, grazie, ho finito. Grazie mille, sì, grazie, che bello. Allora, ringrazio a nome di tutti la professoressa Perriccioli, che nonostante così i fastidi di salute ancora una volta ci ha offerto una lezione di metodo istruttiva e molto coinvolgente. A ricordarci, lo dico così da direttrice di questo centro, quanto la filologia in senso lato sia importante, anche necessaria in un contesto storico-artistico, per comprendere, come ha detto la professoressa Perriccioli, proprio quello che i manoscritti ci dicono. Prima ha detto: cosa ci dice questa Bibbia? E infatti siamo qui, dopo tanto tempo, a cercare di comprendere ancora tutti i messaggi, anche quelli un po' nascosti, di questi manoscritti. Grazie mille davvero, quindi lascio la parola poi a chi vuole porre domande o ringraziare a sua volta.